Eccellenza, Papa Francesco ha scelto lei quale arcivescovo di Brindisi Ostuni. Oggi il suo ultimo giorno qui a Tricarico, domani l'ingresso nella nuova diocesi. Con quali sentimenti lascia Tricarico e la Basilicata? Lascio Tricarico, come ho già avuto modo di dire, nel mio pellegrinaggio, lo chiamo così, nei 19 paesi della diocesi prima di andare via, portandomi nel cuore il grande spirito familiare che ho respirato in questi anni. Veramente ho sentito di essere in una chiesa famiglia, una chiesa veramente dove i rapporti immediati sono segno anche di una immediatezza di relazioni, di legami, che fa bene al nostro essere chiesa, fa bene al Vangelo, fa bene al modo di vivere anche la fede in questo momento particolarmente, diciamo, non particolarmente impegnativo. Ecco, impegnativo, penso che partire dal presupposto di essere una chiesa famiglia ci può aiutare per camminare, per ritrovare, ecco, tante cose che si sono spezzate in seguito anche all'esperienza della pandemia. Lascio una chiesa che chiaramente vive qualche trepidazione per il futuro, ma io penso che trepidazioni per il futuro non ce ne siano, in quanto già oggi annunceremo che il Santo Padre ha provveduto a assicurare alla nostra chiesa di Tricarico una autorevole guida spirituale. Domani a Brindisi, con quale, diciamo così, prospettiva si approccia questo nuovo importante incarico? Intanto un po' di tremore c'è, perché penso che i passaggi, gli inizi per noi non sono meno traumatici di quelli di tanta gente, perché la responsabilità di assumere la guida di una diocesi così grande, così complessa e impegnativa suscita in me qualche tremore. Ma del resto però dobbiamo confidare sempre nell'aiuto e nella provvidenza di Dio che non ci abbandona. Del resto, se il Signore chiama, assicura che Lui sarà con noi sempre. E inizio domani, inizio questo cammino e mi auguro intanto di continuare il cammino che già è stato tracciato dall'Arcivescovo Monsignor Caliandro, che mi ha preceduto, che è un cammino veramente bello di chiesa. Io cercherò di inserirmi in questo cammino per continuare questo cammino e per portarlo avanti, per cercare di capire quali sono le prospettive nuove che si aprono davanti a noi, anche grazie al cammino sinodale in corso. Brindisi Ostuni, appunto il nome della arcidiocesi, da una parte, come dire, una città segno anche della tecnologia, dell'industria, dall'altra il turismo che, voglio dire, rappresenta sicuramente un valore aggiunto per la Puglia, così come per la Basilicata. Possiamo parlare di due territori contigui che possono continuare a dialogare? Sì, devono continuare a dialogare. I problemi economici, sociali, lavorativi dei nostri territori, dei territori in cui la Chiesa vive, non sono estranei a noi come Chiesa. Anzi, la nostra pastorale, la nostra programmazione ecclesiale deve tener conto anche dei territori concreti, delle situazioni, delle persone, delle problematiche, non perché certe cose sono di competenza nostra della Chiesa, ma perché noi dobbiamo poter essere anche collante, perché ci si incontri, perché ci sia anche lo stimolo continuo ad affrontare i problemi concreti della gente, a trovare delle soluzioni, soluzioni che naturalmente devono essere trovate da chi ha la competenza, l'onore e l'onere di governare i nostri territori, di chi ha l'onore e l'onere di operare sui nostri territori. Noi come Chiesa dobbiamo fare il nostro compito, ma facendo sentire la nostra presenza di compagnia a tutti. Il suo saluto a Tricarico? Il saluto a Tricarico per me è un saluto, diciamo, carico di emozione, devo essere sincero, perché
si sono creati dei bei rapporti, perché poi, come dicono le canzoni, il primo amore non si scorda mai, e io auguro tutto il bene possibile a Tricarico e auguro che questi passaggi possano stimolare anche la responsabilità, non solo a livello ecclesiale, dei sacerdoti, dei laici, delle nostre comunità, ma anche a livello sociale e civile ci sia questa assunzione di responsabilità e questa maggiore intraprendenza nel prendere a cuore i bisogni del territorio e costruire cose belle, perché io sono convinto che si possano costruire delle cose belle anche qui in questo territorio, anche a Tricarico, ne è testimonianza tutto quello che il passato ci ha consegnato.